Never in the field of human conflict was so much hope. Why so much? Yesterday, December 7th, 1941, a day Bentornati su Parabellum. Oggi ci occuperemo di autori e libri di storiografia militare. Ma prima di fare ciò, vorrei condividere alcuni pensieri con voi. La narrazione della Seconda Guerra Mondiale comprende un mondo immenso, al cui interno vi sono state molte battute d'arresto. Sono infatti nati dei miti e delle narrative distorte, anche e soprattutto a causa di certi storici e di molti divulgatori, che spesso hanno peccato di arroganza o di credulloneria, rispetto a certe memorie o fonti non proprio attendibili. Ovviamente vi sono anche casi di storici fortemente ideologizzati che hanno tentato di piegare la verità ai loro preconcetti personali, ma per fortuna questi casi sono una minoranza e generalmente col tempo, come in un processo naturale e fisiologico, sono stati espulsi come un corpo estraneo dalla storiografia rigorosa, ovvero quella accademica. Quello che bisogna comprendere è che la ricerca storiografica procede per accumulo di nuova documentazione ritrovata, oppure già ottenuta ma ancora non completamente esaminata, e quindi per accumulo di conclusioni elaborate, che fino a nuove evidenze confutanti vanno considerate definitive. Appunto fino all'eventuale scoperta di nuova documentazione confutante, in mancanza della quale, però, le conclusioni più recenti costituiscono una verità storica ottenuta scientificamente. Da questo deriva la primaria importanza di utilizzare fonti il più possibile recenti. Il perché di questo fatto risiede non solo nel normale processo storico di affinazione che riguarda ogni epoca, ma anche nella particolarità del Novecento, un secolo permeato dalle ideologie che hanno lasciato inevitabilmente un solco profondo nella nostra civiltà, tanto che ne subiamo gli strascichi ancora oggi. E non mi riferisco solo ai nazionalismi, il comunismo, i fascismi e le dittature, ma anche al fatto che molta della storia che verrà prodotta subirà anche dopo questi eventi contaminazioni e deviazioni per ragioni politiche e ideologiche tipiche della Guerra Fredda. Però il Novecento è anche il secolo del massiccio uso di documenti di tipo fotografico e filmico, che hanno aggiunto una spettacolarità che se da un lato può aiutare gli storici e accademici, dall'altro purtroppo aiutano anche chi ha interesse nel divulgare versioni distorte dei fatti storici. È solo di recente, ovvero negli ultimi 30 anni, che stiamo uscendo da questo paradigma, ed anche la storiografia militare si va mano a mano ad affinare, avvicinandosi sempre di più alla verità, scovando quelle deformazioni che l'avevano caratterizzata per i motivi precedentemente enunciati e bollandone come irricevibili o abbandonandole. Quindi in questo video non solo parlerò di autori e libri, ma anche dei differenti livelli delle pubblicazioni, degli stili narrativi ed anche della differenza tra storia e memoria. Inoltre voglio ricordare a tutti che quando si parla di storia si dibatte per fonti e non per opinioni, e che le visioni politiche e ideologiche personali non hanno posto all'interno di questo dibattito. Concludo questa introduzione con un consiglio: non dibattete per battere l'interlocutore, ma per imparare. E quindi confrontatevi meramente sulle fonti, dato che la storiografia respinge le chiacchiere da bar. Detto questo, procediamo con libri e autori di storiografia militare. A mia discolpa voglio dire che questo compendio di libri e autori non potrà ovviamente coprire tutta l'immensa produzione storiografica. Ciò che rimarrà fuori sarà argomento di video futuri e di discussione nella sezione commenti. La mia intenzione è anche quella di fornirvi delle basi per capire il metodo che viene applicato per creare queste opere. E per fare questo parlerò anche di libri che parlano della deontologia, cioè la serietà professionale, e dei metodi utilizzati per divulgare la storia. Perché se qualcuno in futuro fosse interessato ad intraprendere questa carriera, non potrebbe che partire da qui. Ma ritengo che anche per un profano sarebbe essenziale comprendere queste dinamiche al fine di avere i mezzi per capire se le opere in cui ci si imbatte
sono state create con i giusti criteri e quindi siano meritevoli del nostro tempo. Quindi comincerò da Mark Bloch, che in libri come Apologia della Storia, Historian's Craft, pubblicato nel 1949, ci insegna che le fonti vanno trattate e soppesate con un opportuno metodo critico, come accade nelle aule di tribunale. I testimoni non vanno creduti ingenuamente sulla parola e ciò vale anche per le fonti dello storico. E questo risulta fondamentale quando più là nel video ci occuperemo dei memoriali, ad esempio. Per dirla in una parola, le cause in storia, non più che altrove, non si postulano, si cercano. Sempre Mark Bloch cita Napoleone Bonaparte. Non vi è nulla di più raro che un progetto. Con questo intende dire che bisogna tener conto delle variabili evitando l'apriorismo e gli errori dovuti a ipotesi acquisite in partenza, così come bisogna evitare di usare quanto già sappiamo per tentare di capire quel che non sappiamo. Perché molto frequentemente quel che già sappiamo, di un'epoca storica, di un evento o di un personaggio, può fuorviare la nostra neutralità. E che quindi dobbiamo lasciarci alle spalle ideologie, preconcetti e opinioni personali, che magari vengono sconvolti dal ritrovamento di fonti. Un altro libro che consiglio di Bloch è I Re Taumaturghi, pubblicato nel 1924, dove viene spiegato come per molti secoli si dava per scontato che i re potessero curare col tocco. Con questo libro egli ci impartisce una lezione preziosa, perché ci insegna che le credenze popolari e quindi le bufale spesso la fanno da padrona e che quindi bisogna andare oltre le apparenze, anche contro ciò che prima veniva dato per scontato, e da qui l'importanza delle fonti e della loro verifica. Leggendo Bloch si impara a leggere la storia con gli occhi e i metodi degli storici rigorosi, comprendendone i meccanismi, e questo è fondamentale perché spesso si fa confusione scambiando i giornalisti per storici, non comprendendo l'importantissima metodologia di fondo che li separa e sulla quale un giornalista, un divulgatore, non è preparato. Mentre per gli storici le fonti sono tutto, i giornalisti ragionano col metodo autoritativo, ovvero prendono per buone le parole di altri giornalisti su base fiduciaria, senza andare a verificare le fonti. Per questo moltissime delle narrative fallaci che ho smontato nei miei video sono di origine giornalistica. Essi semplicemente ignorano le più semplici regole che costituiscono i metodi della storiografia rigorosa. Inoltre, aspetto importantissimo, divulgatori e giornalisti non vengono sottoposti alla revisione paritaria, che è un sistema di verifica distribuita delle conclusioni o delle ipotesi proposte del singolo ricercatore. Per dirla troppo semplicemente, se su 300 storici, accademici, esperti di un certo specifico periodo, 285 bocciano una conclusione perché derivante da un procedimento alterato o da evidenze insufficienti, c'è un'enorme probabilità che i restanti 15 che invece l'hanno reputata, quella conclusione, corretta, abbiano preso un colossale granchio. Cominciamo con dei classici che ogni persona dovrebbe leggere ancor prima di occuparsi di storiografia militare, in modo ad avere delle basi da cui poi salire verticalmente. Ovviamente nel mezzo vi sono anche dei classici moderni, orientati a chi si voglia interessare puramente di Seconda Guerra Mondiale. La guerra del Peloponneso di Tucidide, un fondamentale della storia, nonché la prima monografia, dato che vengono narrate le cronache e i resoconti dell'eterna lotta tra Sparta e Atene. Il tutto viene condotto con una certa imparzialità e una buona dose di cinismo. Il secondo è il De Bello Gallico, i commentari di Gaio Giulio Cesare, una descrizione della campagna militare contro i Galli, ovviamente dal suo personale punto di vista, e quindi va opportunamente soppesato ciò che dice. Resta, in ogni caso, un classico fondamentale per chi vuole approcciarsi alla storia militare. Il terzo è Epitoma Rei Militaris di Publio Vegetio Renato, una serie di trattati, in realtà quattro, che racchiudono al loro interno anche opere precedenti di Catone, Varrone ed altri, inclusi regolamenti emanati dai vari imperatori come Traiano, Adriano e molti altri. L'opera è vasta e si occupa nel dettaglio dell'organizzazione delle legioni, ma anche di tattica, strategia ed altro. Un'opera fondamentale soprattutto per chi voglia studiare la storia romana.
Il quarto è Vom Krieg, della guerra, di Karl von Clausewitz, un trattato militare fondamentale in epoca moderna. Credo che tutti abbiamo letto almeno una volta nella vita la famosa espressione «la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi». Questa opera ha avuto molto peso sulla formazione e il pensiero di generazioni di militari dall'epoca napoleonica in su. Le sue teorie sugli eserciti di massa, l'attenzione per la logistica e la guerra simmetrica, nonché i suoi concetti sulla guerra di logoramento e della battaglia risolutiva, rappresentano un pilastro da cui partire per comprendere le guerre moderne. Il quinto è un classico indispensabile, L'arte della guerra di Sun Tzu o Sun Tzu. Ancora oggi viene fatto studiare agli operatori di borsa e manager. Il tentativo costante dell'opera è quello di ricondurre l'attività bellica a regole. Secondo Sun Tzu, ogni situazione bellica sarebbe risolvibile analizzando le strategie possibili, la cui poi attuazione sarebbe in mano al comandante. Spesso si pone attenzione nel mettersi letteralmente nella mente dell'avversario per cercare di ragionare come lui, cercando di analizzarne le opzioni, al fine di prevederle o sfruttarle. Il sesto è Nascosto dalle foglie, ovvero Agakure, il codice dei samurai di Tsunetomo. Un trattato sul codice dei samurai denso di ricordi e aneddoti che vira più sul filosofico che su questioni meramente tattiche o strategiche. Essenzialmente narra di un periodo che stava finendo e delle difficoltà e della decadenza morale che stava investendo una classe guerriera che in tempo di pace faticava a trovare un suo ruolo in questa nuova società giapponese in evoluzione. Sempre rimanendo sul filone giapponese, il Gorin no Sho, ovvero il libro dei cinque anelli di Miyamoto Musashi, un trattato diviso in cinque capitoli, cinque anelli, terra, acqua, fuoco, vento e vuoto, scritto dal grande Miyamoto Musashi, famoso per il suo record di imbattibilità nei duelli con la spada. In essenza parla di differenti aspetti di strategia e tattica che ogni guerriero dovrebbe possedere. Anche questo libro ha avuto un certo successo in ambiente manageriale, di economia, in ottica di competizione. All'ottavo posto, The Principatibus, il principe di Niccolò Machiavelli. Un classico, sebbene parli più di questioni politiche che militari. In parte riprende lo stile dell'epoca, ovvero lo specula principum, ma poi se ne discosta grandemente. In essenza vengono decantate le qualità che un regnante dovrebbe avere a riguardo di molte questioni, come lo Stato, il popolo, la creazione e il mantenimento dell'esercito e molto altro. Come extra, veniamo a dei classici per quanto riguarda la storiografia militare più prossima a noi. Al nono posto, Infanterie Griff Ann. Fanteria all'attacco di Erwin Rommel. Questo libro scritto da Rommel è a metà tra un memoriale delle sue esperienze nella Prima Guerra Mondiale, specie sul fronte italiano, ed un libro di tattiche di fanteria. Il libro venne poi utilizzato per istruire gli allievi della scuola militare di Potsdam. Al decimo posto, Achtung Panzer di Heinz Guderian. Un testo fondamentale pubblicato nel 1937 per chi vuole studiare la Seconda Guerra Mondiale, dato che Guderian racconta dall'interno la difficoltà, la nascita e lo sviluppo delle forze corazzate e meccanizzate, nonché lo studio e l'applicazione delle dottrine sino ad allora solo teorizzate, che poi verranno applicate con grande successo durante la guerra. A corollario di questo non si può non menzionare The Foundation of the Science of War del 1926, un libro scritto da John Frederick Charles Fuller. Le quali teorie della guerra di mobilità avranno grande influenza su Guderian stesso, tanto che fece tradurre di tasca sua i libri di Fuller e non di Liddell Hart, come spesso viene erroneamente detto o come retroattivamente lo stesso Hart ha tentato di far dire drogando i memoriali degli anni 50. Il prossimo è Strategy di Liddell Hart. Parlando di Liddell Hart, questo libro ormai è un classico. Egli pone l'attenzione sull'importanza della velocità e della flessibilità, sebbene abbia tentato, non riuscendoci, per tutta la vita di propagandare le sue teorie sulla guerra simmetrica, spesso in aperto contrasto con von Clausewitz. Rimane comunque un ottimo trattato che analizza con esempi pratici gli eventi svolti durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Occupandoci invece di libri più moderni e spesso pratici, non posso esimermi dal consigliare Leadership Strategy Tactics di Yoko Willink, scritto da un ex Navy SEALs, e 33 Strategie della Guerra di Robert Greene, una guida per il gioco sociale della vita quotidiana informata dai principi della guerra. Il libro è composto da discussioni ed esempi sulle strategie offensive e difensive di una grande varietà di persone e condizioni.
Prima di cominciare con i libri principali, però vorrei aprire una parentesi sulle pubblicazioni della Osprey, perché essendo molteplici, prima o poi vi ci imbatterete per forza. Le pubblicazioni Osprey sono di pregevole fattura sia a livello grafico che di contenuti, anche perché spesso sono curate da storici validi come Zaloga, sebbene spesso alcuni volumi siano stati scritti da semplici appassionati e quindi la qualità è altalenante, ovvero varia molto da curatore a curatore. In ogni caso, non sono dei veri libri, sono dei beniami introduttivi. E per darvi un esempio, vi mostro il volume dedicato al T-34. 50 pagine, con molte immagini, belle, ma pochi contenuti, sebbene in definitiva corretti. Al contrario, un'opera seria come può essere T-34, Mythical Weapon, di Robert Mikulec e Miroslav Zientarzewski, di pagine ne ha 500. Quindi le pubblicazioni Osprey vanno considerate come un punto di inizio e non di arrivo. Passando a libri di storiografia militare della Seconda Guerra Mondiale generici, ovvero che raccontano l'intero arco del conflitto, vi propongo le seguenti opere e autori. Il primo, La Seconda Guerra Mondiale, i sei anni che hanno cambiato la storia, di Anthony Beevor. Un ottimo libro da cui iniziare, dato che l'eccellente stile narrativo di Beevor, arricchito spesso dall'utilizzo di testimonianze dell'epoca, rendono il tutto molto fluido e godibile anche per un profano. Questa opera è un'eccellente introduzione alla Seconda Guerra Mondiale, anche grazie al fatto che ha utilizzato fonti molto recenti. Il secondo è The Second World War di John Keegan. La Seconda Guerra Mondiale di Keegan è più incentrata sulle battaglie e le relative analisi che conduce attorno ad esse. Spesso indulge nelle scelte strategiche dei vari comandanti e nelle conseguenze che tali scelte hanno avuto nel corso degli eventi. Il terzo è La grande storia della Seconda Guerra Mondiale di Martin Gilbert. Sebbene sia un'opera esaustiva che comprende un vasto spettro di argomenti, spesso con dovizia di particolari, è un libro del 1970 e quindi dal punto di vista delle fonti e visto il periodo in cui è stato concepito, è ancorato ad una visione degli eventi che ora verrebbe considerata superata. Il quarto è La Seconda Guerra Mondiale di Norman Stone, un libro sintetico, dritto, asciutto e incisivo, senza tanti fronzoli narrativi, facile da capire e da digerire, fatto con fonti aggiornate. Il quinto è La storia militare della Seconda Guerra Mondiale di Liddell Hart, uno di quei libri che vengono ristampati da oltre 50 anni e che spesso quasi regalano in allegato coi giornali. Quasi tutti quelli che hanno cominciato a interessarsi di storia se lo sono ritrovato per le mani. Un libro abbastanza completo che ripercorre l'intero arco della guerra, scritto bene e che si lascia leggere. Ovviamente vi troverete la narrativa di Rommel duro e puro e qualche altro inciampo tipico di Hart. Va anche detto che è del 1970, quindi comincio a sentire il peso degli anni sia per quanto riguarda le fonti che la narrativa di certe cose. E se volete sapere a cosa mi riferisco, citofonare Guerra Fredda e Sauber e Wehrmacht. Al sesto posto La Seconda Guerra Mondiale di Arrigo Petacco. Una buona opera di ben 8 volumi, con buone immagini ed una buona narrativa, ma estremamente derivativa, che va a riprendere pubblicazioni anglosassoni, con i relativi errori tipici delle narrative degli anni 70 e ovviamente le fonti superate. È ancora valida come pubblicazione, inoltre si trova poco come usato, un poco ovunque, ma in definitiva decisamente superata, gli anni si sentono e come. Al settimo posto, La Seconda Guerra Mondiale di Enzo Biagi. Scritta magnificamente, come solo un grande giornalista come Biagi sapeva fare, ma essendo del 1980, ricalca quella narrativa classica che ormai si dava per assodato a riguardo degli eventi principali. Qualcosa in più c'è quando tratta di questioni prettamente italiane. Anche questa opera la trovate a poco nel mondo dell'usato, ma in definitiva sente il peso degli anni e la mancanza di fonti aggiornate. All'ottavo posto, The Second World War di Winston Churchill. Un'opera interessante vista dagli occhi di uno dei protagonisti, quindi a volte esagera o omette certe cose, anche perché è stata scritta negli anni 50, quindi molte delle fonti dovevano ancora saltare fuori. Il suo valore maggiore risiede nel leggere i fatti e le opinioni dal punto di vista di uno che la guerra l'ha vista e l'ha diretta. Ultima di questa lista, ma sicuramente l'opera più importante. Germany and the Second World War si tratta di uno sforzo corale di molti autori, tra cui si contano Karl-Heinz Frieser, che ha curato alcuni volumi, con collaborazioni di eccellenza come Müller-Hillebrand, Manfred Messerschmitt, Erich Volkmann e molti altri.
Un'opera accademica immensa di oltre 18.000 pagine con centinaia di riferimenti a fonti e libri spesso anche poco conosciuti. Purtroppo questa opera della Oxford University di ben 9 volumi al momento, ma in continua evoluzione dai primi 2000 ad oggi, è costosissima. Infatti ogni singolo volume costa dagli 80 euro minimo per la versione flessibile fino ai 5-700 euro di quella rigida. Inoltre si trova solo in inglese, quindi non è alla portata di tutti. È intesa come un'enciclopedia più per storici e ricercatori che per un pubblico di meri appassionati. Se siete giunti fino a qui, grazie a voi. Tranquilli, non ho lavorato per 10 giorni per soli 20 minuti. Ho semplicemente diviso quello che ho ritenuto essere un video troppo lungo in due. La seconda parte verrà pubblicata nel giro di 2 giorni. Sempre qui, su Parabellum.